Secondo una ricerca dell'Università di Harvard, ogni volta che si tira lo sciacquone, i germi contenuti nella tazza possono essere nebulizzati fino a 1,8 metri di distanza. Attenzione, si possono depositare perfino sullo spazzolino da denti. I germi si insinuano tra le spatole ed è impossibile eliminarli tutti. Una ricerca svedese conclude che conviene accettarli e conviverci. Secondo un gruppo di esperti britannici, nella barba si annidano numerosi batteri di diverso tipo, che favoriscono la diffusione di malattie. Nella barba sono presenti anche tracce di feci. Una ricerca scozzese, però, ha dimostrato che le donne sono attratte dagli uomini con la barba. Gli scienziati dicono che il pizzetto, invece, è da sfigati. Secondo uno studio iberico, farsi troppe docce aumenta il rischio di infezioni alla pelle. Una ricerca israeliana, di contro, dice che se non ti lavi, puzzi. L'importante è non usare i prodotti in commercio che compromettono il pH della pelle. Bisogna utilizzare solo prodotti naturali: olio d'oliva, due uova, burro, farina, 100 g di zucchero, granella di nocciole, infornate a 180 gradi per 30 minuti circa e buon appetito! Ah no, scusa, questa è la ricetta del ciambellone. Errore mio. Se certe ricerche sembrano dare i numeri, vieni a scoprire la ricerca che conta. Frascatiscienza.it